Siamo all'inizio della Valarsa, sopra Rovereto, tra l'abitato di Vanza e Pozzacchio raggiungiamo questa località. La località è Massarem, dove da molti anni vive con la famiglia Luigina Speri. Ciao Luigina, buongiorno. Ciao, buongiorno. Una scelta che risale a molti anni fa. Sì, è una quindicina d'anni fa. Cosa ti ha spinto qui? Ma l'amore per la natura prima di tutto e poi il fatto che abitavamo in città e il desiderio di uscire dalla città perché vivevamo in una zona molto rumorosa, molto trafficata e allora ho fatto una scelta di vita. Se c'è una certezza da queste parti è il silenzio. È il silenzio, sì, senz'altro questo sì. Voi portate avanti un'azienda agricola biologica. Intanto vediamo l'orto, vediamo poi le galline, le capre, le piante officinali. A cosa sei più legata? Alle officinali è la parte che mi intriga di più, che mi interessa di più. Ho fatto anche dei corsi con San Michele per l'abilitazione, per la trasformazione delle piante officinali. Sono curative, perciò questa è la parte che mi interessa di più. Raccolgo le calendule, si raccolgono tutti i giorni le calendule quando fa bel tempo, poi le essicchiamo per fare i sali aromatizzati alla calendula, le tisane. Tra le altre cose abbiamo anche l'iperico, con l'iperico si fanno gli oli liti, l'iperico è una pianta eccezionale, curativa sia per la depressione ma anche per le scottature. Cresce spontaneo, l'ho lasciato crescere spontaneo nel tempo. Poi abbiamo l'isopo, la santoreggia, altre piante che uso per i sali, rose perché la mia passione sono le rose, l'erba cipollina che si usa sempre per i sali, l'erba cipollina. È sempre stato il vento qua a rovinare tutto. La vendiamo anche al mercato, fresca, per le insalate, mentre questa è la malva della Mauritania. È sempre per le tisane, per i sali aromatizzati. Luigina, le galline ovaiole in particolare, sono una risorsa importante per una realtà come la vostra? Sì, sono una risorsa importante perché essendo l'azienda molto piccola abbiamo bisogno di più entrate per far vivere e funzionare l'azienda. Le uova sono vendute bene, sono biologiche, la gente le richiede, sono molto, molto richieste. Il vostro è un allevamento avicolo che si divide proprio tra ovaiole e anche le galline da ingrasso. Abbiamo un po', sono sia da ingrasso che ovaiole, hanno questa duplicità, diciamo. Duplice attitudine. Attitudine, ecco, diciamo così. Vediamo le capre, le camosciate, quindi formaggi, poi anche i trasformati. Sì. E un'azienda come questa che è isolata, no? Possiamo dire così, sì, molto isolata. Però si lega ai consumatori, agli acquirenti tramite la vendita diretta vostra. Allora, tramite la vendita diretta e tramite i mercati, in particolare il mercato del sabato, il mercato biologico in Piazza delle Erbe, Rovereto. Che scomincia i fasoi, vero che bei? L'azienda è aperta, vediamo anche questo ragazzo che è qui con voi. Cioè voi fate una particolare, una originale forma di accoglienza, no? In campagna, come funziona? Allora, è a livello mondiale. Ospitiamo delle persone tramite una rete internazionale chiamata Woofer. E loro vengono, noi diamo ospitalità e in cambio loro danno aiuto all'azienda. È il primo anno che facciamo questa esperienza,
La trovo un'esperienza molto interessante a livello culturale, anche perché c'è questo scambio, specie con gli stranieri, che trovo veramente persone molto deliziose. C'è lo scambio culturale che è molto interessante, è un arricchimento. Francesco Sacco è un giovane laureato in agraria che è qui perseguendo questa forma di accoglienza, ecco, sì. In fattoria. Come vivi questa esperienza intanto, Francesco? La vivo bene, insomma, mi piace, faccio delle cose che mi interessano. La tua giornata com'è? Ah, la mia giornata è, mi alzo verso le 7:30, poi faccio colazione, poi aiuto appunto Aldo o Stefano a mungere le capre e poi in base ai lavori che ci sono da fare nella giornata uno si organizza, o togli l'erba o raccogli. Ecco, rispetto a quello che ti è stato insegnato, sì. No, all'università, cioè all'agricoltura che ti è stata comunicata da una istituzione, ecco, qui c'è qualche differenza? Trovi qualcosa di diverso? Innanzitutto il fatto che qui comunque si fa agricoltura biologica e io ho sempre fatto più la parte, diciamo, l'agricoltura integrata, quindi dove si utilizzano comunque anche i prodotti chimici e queste cose qua, le macchine. Rispetto all'agricoltura intensiva di pianura, cioè ci sono delle grosse differenze, diciamo, di coltivazione, appunto. L'azienda, la fattoria, il maso, no? Possono diventare delle scuole, diciamo. Certo, perché anche l'estate intratteniamo i bambini, abbiamo dei corsi all'estate con i bambini che non possono, che non vanno più a scuola, i genitori li non portano. Solo ortaggi, non solo piccoli allevamenti, ma anche accoglienza, educazione. Come vivono i giovani questi luoghi? I giovani all'inizio rimangono un po' così, perché noi non abbiamo la televisione, ad esempio, e questo diventa un handicap, diciamo, no? Fra parentesi. All'inizio sono un po' così, rimangono un po' perplessi, magari. Sì, ma poi accettano perché la vita è sana e vivere con la natura, insomma, è una cosa molto interessante. Luigina, dunque la vostra agricoltura è qualche cosa di più, forse molto di più, dei singoli prodotti? Allora, attraverso l'agricoltura il contadino, l'agricoltore esprime anche il suo amore verso la natura e verso la terra. Io vedo questo nei prodotti. Io ti offro un prodotto sano, ti offro un prodotto di una certa qualità e lì io esprimo l'amore verso l'essere umano anche, no? Ti offro un prodotto anche sano, oltretutto, specialmente, in particolare sano, curato nel modo adeguato. Ecco, io nell'agricoltura vedo questo, il cibo che è essenziale, un cibo sano. E il rapporto e la salvaguardia che l'agricoltore biologico dovrebbe mettere per il terreno, salvaguardare il terreno, mantenere il terreno sano non per noi, ma per le generazioni future.